Benvenuti sul canale e oggi andremo a vedere uno dei modi con cui configurare Foundry Virtual Tabletop per essere acceduto da anche altri giocatori. Quello di cui parleremo oggi è quello di installarlo localmente, quello che viene definito self-hosting, e utilizzare un software per il port forwarding per farlo vedere anche esternamente. Nella prima parte vi faccio vedere come è semplice configurarlo in questo modo e nella seconda vi faccio vedere passo passo tutte le configurazioni per arrivare a farlo voi stessi sul vostro PC. Andiamo subito a vedere il risultato finale che potreste ottenere. Quindi quando avrete la vostra sessione, andate a lanciare una delle vostre campagne in questo punto, poi chiudete qui, lancerete un collegamento che vi aprirà un altro programma che vi apre la vostra porta locale, poi vi spiego anche come lo fa, e vi mette a disposizione un indirizzo. Facendo doppio clic, potete aprirlo e vedere che anche gli altri vostri giocatori possono accedervi e il gioco è fatto. Andiamo a vedere passo passo come l'ho configurato. La prima cosa che dovete fare è andare sul sito di Ngrok, loggarvi e andare all'interno della sezione Setup e Installation, dove troverete, ovviamente potete usarlo anche su Mac e su Linux, in questo caso io ho Windows, quindi scaricate quello che è Windows. Pian piano lo scaricherà, lo aprirete, vedete che c'è dentro un unico file e lo prendete trascinandolo all'interno di C2 punti. Andiamo a verificare e vedete che c'è un file che si chiama ngrok all'interno di C2 punti. Potete metterlo anche da altre parti per rendere il video ancora più semplice nella sua configurazione. Dopodiché dovete connettere il vostro account di ngrok che avete creato. Ngrok è un software gratuito, quindi c'è la versione gratuita, ma può essere anche a pagamento. Vedete, fa molte cose. Per quello che lo utilizzeremo noi è abbastanza quello gratuito, quindi non preoccupatevi per questo. Prendete questa riga di codice, ovviamente voi avrete un ID diverso che adesso, ovviamente, per non collegarlo al mio account, lo oscuro. Andate su Windows e scrivete CMD e vi apparirà prompt dei comandi, cliccate col destro e eseguite come amministratore. Dopodiché, qui dentro fate cd slash e copiate il comando che avete preso dall'altra parte. Vedete che ha salvato la configurazione all'interno di questo path, questo è essenziale per far funzionare il software. E quindi andate a verificare effettivamente se l'ha fatto. Dopodiché andiamo a chiudere e la cosa che vi consiglio è andare all'interno di Domains, questa è una nuova funzionalità che hanno aggiunto da poco, creare un vostro dominio che è gratuito, ovviamente viene dato con il nome che vuole questo software, quindi viene rilasciato da Ngrok in modo gratuito, ma ovviamente non potete andarlo a cambiare. E questo ce lo copiamo e lo utilizzeremo per la configurazione che andremo a vedere adesso. In questo caso andrete a fare clic destro sul desktop, nuovo collegamento, andrete a sfogliare e prendere su questo PC all'interno di C2 punti il nostro Ngrok e qui dovete inserire altri due comandi. Il primo è dirgli che lavorerete in HTTP, almeno sono identici, e il secondo è che utilizzete il dominio.
che avete creato successivamente. Io copio e incollo quello che abbiamo preso prima e dovete dirgli la porta con cui sta rispondendo Foundry. Cos'è questa porta? Dove la troverete? Di solito di standard è la 30.000, ma se l'avete cambiata o volete verificare, dovrete andare ad aprire Foundry. In alto a destra vedete delle rotelline con configure e qua vedete la porta con cui sta rispondendo. Questo perché? Perché Foundry è, quando viene lanciato, crea un web server che risponde su questa porta. Per dimostrarvelo basta che aprite all'interno di localhost 30.000, quindi in locale sta andando, e vedete che avrete allo stesso modo la stessa applicazione. Quindi il software che abbiamo installato cosa fa? Mappa questo indirizzo della vostro locale a un indirizzo esterno basato sul dominio che abbiamo inserito. È una sorta di quello che si chiama port forwarding per aprire unicamente alcune porte in sicurezza, vedremo che HTTPS, all'esterno. Quindi una volta fatto questo collegamento andiamo avanti, lo chiamiamo Foundry VTT Serve, fine, e vedete che lo crea. Adesso, se avete configurato tutto correttamente e lo lanciate, ovviamente come ho fatto vedere prima, dopo che avete lanciato la vostra campagna, il vostro mondo, qua entreremo come, possiamo entrare come Game Master o stare qui in attesa, ormai il mondo è stato lanciato, quindi lanciamo anche il nostro ngrook. Ngrook cosa fa? Va a collegare l'account, qua vedete verde vuol dire che sta funzionando, la versione che il forwarding lo fa qui in Europa e mappa a questo indirizzo esterno, quindi vedete il mapping localhost con questo. Andiamo a vedere se funziona, quindi andiamo a inserire il nostro ID all'interno, funziona, mi posso collegare con un giocatore per verificare se è tutto a posto. Se è tutto a posto andrete a vedere qui che ci sono le richieste ovviamente in HTTP, perché è un servizio web, è come se fosse proprio una sorta di pagina, una sorta di sito, e vedrete che va a caricare pian piano le pagine. Da notare che la versione free ha delle limitazioni, ma vi dirò che negli ultimi 2 anni io non l'ho mai raggiunte e non ho avuto problematiche. Tenete conto che se avete una connessione bassa potete andare a far configurare ai vostri giocatori delle impostazioni all'interno del configuration settings all. Sotto vedrete che avete delle performance, potete metterle a basso, diminuire i frame rating, quindi magari a 30, a low, andare a togliere quelle che sono tutte le animazioni e le cose più pesanti che ci sono all'interno di Foundry, ovviamente magari il master l'aveva già disattivate, e fare save change. Andrà a ricaricare ovviamente in modo più semplice e molto più ridotto e le performance saranno molto migliori. Quindi non preoccupatevi, anche se i vostri giocatori hanno un PC o una connessione abbastanza lenta, fate questo trucchetto e vedrete che la situazione migliorerà di molto. E con questo chiudiamo il video e ci vediamo alla prossima.